eravamo una dozzina, quindicina di singolisti, e avevo lanciato l'idea di trovarci e vedere effettivamente chi era il migliore. Gli abbiamo anche dato un nome a questa chiama, chiamiamola sfida, l'avevo chiamato Silver Skiff, lo skiff d'argento, perché la maggior parte di noi eravamo tutti master, aveva i capelli brizzolati ormai. Sono passati 26 anni e questi capelli brizzolati ormai in maggioranza sono diventati bianchi. Immediatamente divenne una regata interregionale, poi nazionale, e poi di lì divenne una regata internazionale, che nell'ultima edizione ha radunato più di 700 singolisti. Un mese fa ho vinto il mondiale assoluto in 4 nel 4 senza PL in America, in Florida. Ho deciso anche di partecipare a questa gara per la prima volta. È stata una bellissima esperienza, una gara che ti permette di vedere Torino. In qualche modo mi ha colpito e penso che il prossimo anno sarò di nuovo qua a divertirmi su questi 11 km. I've been coming to Rin since 2006 and I absolutely love the city. We're very lucky in rowing that we row in some absolutely magnificent places in the world. It's a lot of hard work, but it's very satisfying. You get out there and you have these beautiful days like this. It's a really magical feeling when you're just out on the water by yourself and you can just basically hear the bubbles under the boat. That's what keeps you coming back for more. My silver skiff today was good, better than I expected. It was the first time I raced in my new boat that I just bought yesterday. You just go and have a really good time doing a long distance race, and it breaks up the monotonous winter training a little bit. When I moved to Italy 5 years ago, I just kept growing and still love it today. Siamo riusciti ad allargare a livello internazionale questa gara perché diversi anni fa sono arrivati alcuni curiosi dall'estero e li abbiamo accolti talmente bene, si sono trovati talmente bene che la voce si è sparsa. E veramente riuscire a dare accoglienza a 1.000 persone che vengono sul fiume, a presentargli la nostra città, che qui è bellissima, cioè, non credo ci sia altra capitale al mondo in cui si riesca a navigare praticamente in centro città. Questa è una regata che continua a essere organizzata dal basso, perché la base volontaristica è quella principale. Tutti i volontari sono nostri soci o nostri corsisti e quindi sono i primi a rendersi orgogliosi nel trasmettere il senso di appartenenza a chi arriva qui in Cerea. 11 km veramente non ti perdona. Non ti perdona nulla e stai lì che dici quando finisce hai veramente una simil sensazione di volerti buttare in acqua e dire basta, faccio finire. Direi una gara speciale, da che era un gioco di alcuni soci qui del Cerea che si allenavano, hanno detto facciamola diventare una gara, è diventata veramente un appuntamento, una tradizione dove trovi il campione olimpico e magari l'amatore che ancora riesce a fare 11 km senza batter ciglio. Quando entri in questi circoli canottieri proprio odori e annusi la vera tradizione, cioè quella tradizione antica, i legni, quelle cose che difficilmente trovi magari in altri posti. È proprio quello, secondo me, la vera tradizione che c'è qui a Torino.